Anche perché in effetti dovreste, vi spiego io, quindi. Allora, mi dispiace di essere in questo stato, oggi, stamattina non potevo non esserci, avete rischiato di non ascoltarmi questa mattina, ma siamo riusciti a fare questo miracolo da casa mia e non in un altro luogo sgradito. Allora, io devo parlare di acqua. Un mio collega ha scritto un bellissimo libro che ha chiamato Mitocondrio Mon Amour. È l'amico Soresi. E io su quel libro ho scritto un pezzo. Allora, io potrei utilizzare la stessa identica terminologia e dire che uno dei miei grandi amori si chiama acqua. Uno potrebbe dire, ma perché acqua? È perché ritorno indietro nella storia. Pensate che qualche secolo fa, San Francesco, nel Cantico delle Creature, ha chiamato l'acqua sorella acqua, come ha chiamato molto nel Cantico delle Creature, ha utilizzato questa terminologia. E lui però ha espresso l'acqua con degli aggettivi, con degli attributi. Umile, utile, preziosa e poi ha detto casta. Allora, sull'umile, ma penso che non ci debbano essere molte spiegazioni dell'umiltà dell'acqua. Sul fatto dell'utile, se non ci fosse l'acqua, cari amici, non ci sarebbe la vita. Sulla preziosa. Sulla preziosa direi che potremmo spendere un sacco di parole. Perché preziosa? Perché ci sono delle caratteristiche chimiche da una parte e fisiche dall'altra che la rendono davvero preziosa. Il punto critico è sul casta. Perché l'acqua deve essere casta? Per quale motivo? Cosa vuol dire casta? Casta vuol dire che è tutta da scoprire. E siamo nel 2020, è tutta da scoprire. Noi sappiamo poche cose dell'acqua. Sì, sappiamo delle caratteristiche, per carità, caratteristiche chimiche, certo, caratteristiche fisiche, certo, cambiamenti di stato, questo potrebbe essere, sì, sappiamo tutto di questo, ma non sappiamo quasi niente. Allora, dell'acqua. Molti parlano dal punto di vista che è magica, che è simbolica, che ci sono concetti sull'acqua che arrivano dalla letteratura, dalla filosofia, dalla scienza, dalla scienza. Ma guardate, che se entro nel problema della scienza, non vorrei essere uno che critica la scienza, perché molto spesso la scienza è legata a cose che arrivano dal passato, sì, ma che continuano a essere riproposte oggi e nel futuro. Ma questa non penso che sia la scienza. Parlerò della scienza dell'acqua. Forse noi siamo abituati ad essere, come dire, abituati a definire l'acqua, anche perché ce n'è tanta, veramente tanta. Pensate che ce ne sono 1.360 milioni di chilometri cubi e quindi l'acqua sembra ovvia. Siamo abituati, eccola qua l'acqua, no? Nel bicchiere, poi parlerò dell'acqua del bicchiere. Ma pensate un po' una cosa, e questo su questo voglio farvi ragionare, ma qual è quel liquido che passando dallo stato liquido acqua passa dallo stato solido aumentando il suo volume. Ma non esiste.
Non esiste in natura una struttura che ha questo comportamento, liquido e poi. Ma perché liquido? H2O, H2O è idrogeno, due idrogeni, un ossigeno, per quel motivo è liquido. Ma anche questo sarà tutto da scoprire. Due gas che uniti insieme diventano liquidi. E a questo punto io a suo tempo, e ci sarà una nuova edizione, ho scritto un libro che si chiama Le meraviglie dell'acqua. Le meraviglie dell'acqua. Ma forse il prossimo libro potrei chiamarlo, sì, parlerò dell'acqua ovviamente, forse potrò chiamarlo con un titolo che potrebbe essere Siamo ancora circondati dai misteri rappresentati dall'acqua, dai misteri. E devo dire che io ho avuto l'onore di partecipare ad un convegno scientifico con uno degli esperti mondiali sull'acqua. Si chiama Pollack, che vedete tutti. Eccolo qua. E Pollack scrive un libro di 300 pagine, eccolo qui, e guarda caso parla di un titolo. La quarta fase dell'acqua. Quarta fase dell'acqua. Ovvero io che conosco, noi che conosciamo lo stato liquido, lo stato gasoso, lo stato solido, di cui vi ho parlato prima, e guarda caso questo signore, che è un ingegnere biofisico e si occupa evidentemente di studio dell'acqua nella biologia e si scrive un libro che dice ma c'è una quarta fase. Cavolo, ma allora anche questo è un mistero. No, non è un mistero, l'ha dimostrato. Ogni volta che studiamo l'acqua scopriamo un mistero. Ecco, allora, voglio dirvi, e poi entro nel vivo della questione, che Pollack nella sua introduzione dice una cosa molto interessante che spero di trovare, perché sembrerebbe che qualcheduno di noi, eccolo qua, dice nella sua introduzione l'edificio della scienza continua a crescere su fondamenti che sono vecchi, quasi decrepiti, producendo modelli ingombranti e testi sempre più voluminosi, pieni di dettagli innumerevoli e a volte insignificanti. Ah! Ma io ogni tanto ho fatto polemica su questa cosa. L'ho fatta anche l'altra volta, nella relazione. Perché? Ma perché a questo punto continuiamo quasi a ricercare cose che già conosciamo. Certo, è giusto approfondire, caspita, è giusto fare delle ricerche su cose che arrivano dal passato. Ma la scienza è futuro, è presente e futuro. Quindi molto spesso noi, come dicevo l'altra volta, alcuni di noi cantano fuori dal coro. E quando canti fuori dal coro, lo dico e lo sottolineo, badate, ragionateci. Se uno canta fuori dal coro, si sente se stona. Ma se si sente di cantare fuori dal coro, vuol dire che ha qualche cosa di nuovo da dire e a questo punto potrebbe anche essere contestato. Ma adesso entriamo nel vivo della vicenda, perché poi i miei colleghi vi parleranno di alcuni aspetti
dell'idrogeno, ma soprattutto dell'ossigeno. Beh, la struttura dell'acqua la conosciamo tutti, eh? Non c'è bisogno di farvi una lezione per dire che H2O ci sono due idrogeni e c'è un ossigeno. Ecco, faccio la simulazione della molecola dell'acqua, guardate. Allora io col mio corpo sono l'ossigeno, ho, e guarda caso, le mie due braccia, l'estremità delle due braccia corrispondenti con le mani, ci sono i due idrogeni, che sono, come voi sapete, positivi. Quindi vuol dire che l'ossigeno, per tenere vincolati questi due idrogeni, è negativo. Bene, allora io potrei immaginare questa molecola di ossigeno come una specie di siluretto con l'idrogeno da una parte che, come vi dicevo, è positivo e l'ossigeno dall'altra che è negativo. Ecco qua. Ma è molto semplice allora la molecola. Certo. Allora prendo il bicchiere e mi faccio una domanda. Ah, qui dentro c'è dell'acqua, vedete? La vedete? Sì, ovvio che c'è, la vedete benissimo. Ma mi faccio una domanda. Ma questi siluretti che sono qui dentro, a parte che non so quanti sono, ovviamente, non lo so, non lo immagino. Ma vabbè, ma mi domando, ma questi siluretti qui, come si collegano tra di loro? Una specie di catena, certo. Guardate, la bevo. Molto buona quest'acqua. Ho messo dentro qualche goccia di self food perché non sono per niente in forma. Ma mi domando, ma come si collegano questi siluretti? Non so, uno potrebbe dirmi, beh, insomma, ci sarà evidentemente un equilibrio di tipo elettrostatico, ci saranno l'idrogeno di una molecolina. Andrà verso l'ossigeno dell'altra molecola, si collegherà in modo tale che le attrazioni di segni diversi, come voi sapete, è proprio un'attrazione, si uniscono. E allora uno potrebbe dire, beh, la catena potrebbe essere che la prima molecola si attacca con la seconda, con la terza, con la quarta, con la quinta, fino all'ennesima. E no, uno potrebbe dire, no, Spaggiari. No, non è così. Guarda, la prima si collega con la decima si collega con la ventesima si collega con la. Ma giusto, certo, potrebbe essere giusta anche questa ipotesi. Ah, sono tutte giuste. E allora è un bel quesito questo. Non possiamo dare la risposta di come sono il collegamento. Ci sarà una specie, ho detto, di equilibrio di tipo elettrostatico, certo. Le cariche opposte si attirano in un certo modo e si creerà questa specie di catena di molecole. Bene. Ma no, non è proprio Viola. così. Non è proprio così. Perché non è così? Ma perché alcuni nostri fisici importanti, alcuni dei quali tra l'altro sono italiani, hanno detto: guarda che qui formano degli agglomerati, non è vero che è una catena uno dietro l'altro, sono degli agglomerati di H2O che creano quello che noi fisici diciamo essere dei domini di coerenza, molto importante, domini di coerenza. E allora mi domando, ma rispetto a qui dentro ci sono dei domini di coerenza e tra i domini di coerenza ci sono degli H2O incoerenti che fanno i fatti loro, che girano intorno al dominio di coerenza e che potrebbero essere comunque attirati nel dominio di coerenza. Certo. Il dominio di coerenza potrebbe essere formato da un certo numero di molecole, oppure io potrei dire che ci sono domini di coerenza che si avvicinano a tal punto che diventano dei domini di coerenza molto più grandi. La somma di domini di coerenza. Ah, cavolo, ma questo è una cosa interessante. Ma perché mi fai tutto questo caso?
per dirvi una cosa importante, che è la seguente. Allora, durante il corso della scuola di formazione, che tra poco incomincerà, io farò vedere davanti a voi delle cose strabilianti. Perché? Ve li spiego, ve li annuncio. No, non ve li faccio vedere oggi, se no mi gioco tutto il corso di formazione. Ma io in questo bicchiere d'acqua, guardate un po', mettessi due elettrodi, cosa sono due elettrodi? Due pezzi di filo. Eccoli qua. No, questo io ho usato una mattina penna, adesso non lo inserisco perché non riesco più a bere l'acqua. Questi due elettrodi li collego con una pila e cosa vedrei? Vedrei che circola una piccolissima corrente, quindi avrò uno strumento e vedrò, ma l'acqua allora è un conduttore, perché i due elettrodi sono divisi, come vedete, sono separati, uno è collegato col più e uno è collegato col meno. Allora la prima domanda che mi faccio è qui, di nuovo, ma l'acqua, quest'acqua del bicchiere è un conduttore, cioè conduce corrente? Se la leggo, è una correntina, quindi conduce poca corrente. Allora l'acqua, possiamo dire che nel tuo bicchiere, nel bicchiere è un'acqua che non conduce, o perlomeno conduce poco. Ma se io prendessi adesso un po' di sale, ad esempio quello da cucina, e lo buttassi in questo bicchiere, e vedrei che cosa? Che la corrente aumenta da matto. Ha cambiato la conducibilità, allora l'acqua ha cattivo conduttore di elettricità, è diventato un buon conduttore di elettricità. Non vi spiegherò la reazione fisica che avviene perché non abbiamo tempo, ma comunque, benissimo. Allora l'acqua fuori dal corpo umano è un'acqua che può essere poco conduttrice o buon conduttore, a secondo le condizioni di che cosa io butto nell'acqua. Adesso entro nel corpo umano. Faccio un passo indietro per dirvi tutto questo discorso: l'acqua è un conduttore o è un dielettrico, ovvero un non conduttore, in poche parole, ha una caratteristica che tutti voi conoscete, che è il pH dell'acqua. E il pH dell'acqua che cos'è? È una grandezza che si misura attraverso un logaritmo, ma ci dice quanto è la concentrazione degli ioni di idrogeno, quindi i famosi H+, che sono presenti qui dentro. E che noi ovviamente misuriamo anche nel nostro corpo. Allora, nell'acqua diciamo che varia da 0 a 7, oppure da 7 a 14, e diciamo che se da 0 a 7 l'acqua è acida e se è da 7 a 14 l'acqua è basica. E quindi il 7 sostanzialmente rappresenta il limite. Se a sinistra, verso sinistra, verso il basso va acido, quindi il 7 è neutro, se va verso destra l'acqua è acida. E benissimo, ma a questo punto, com'è il comportamento dell'acqua nel corpo umano? E questa qua, equivale a questa qui? Se è simile a questa qua? No, non è simile a questa qua. È un'acqua profondamente diversa, sia quella che c'è dentro la cellula, sia quella che c'è fuori dalla cellula, perché voi sapete che le cellule sono immerse nell'acqua extracellulare. La condizione è molto diversa. Ma allora torno alla questione dei domini di coerenza. Che cosa succede nel dominio di coerenza? Perché abbiamo introdotto i domini di coerenza e i domini di coerenza dal punto di vista della fisica quantistica, quindi della medicina quantistica, giocano un ruolo fondamentale.
O è tutto da scoprire? E chi l'ha scoperto? L'ha scoperto, andiamo dentro dietro nel tempo. Guarda un po' chi l'ha scoperto. Un ricercatore che ha preso il Nobel. Badate, ha preso il Nobel perché non ha dimostrato niente, ma ha ipotizzato. Pensate, ha ipotizzato. Guarda un po', un certo Gheorghi, ungherese, naturalizzato americano, come spesso succede, si prende il Nobel. E perché prende il Nobel? E perché dice, nelle reazioni biochimiche, e qui il mio amico Miceli sta ascoltandomi, nelle reazioni biochimiche che avvengono e sono sacrosante, e avvengono al momento giusto, al tempo giusto, e fanno la reazione giusta. E quindi Miceli ha perfettamente ragione. Bravo, Miceli. E Gheorghi si è domandato, ma chi è che fa incontrare le molecole giuste al momento giusto per fare la reazione giusta, quando le molecole sono tantissime e possono trovarsi da una parte e dall'altra del corpo umano, potrebbe essere qua, là, su, giù, di tutte, da tutte le parti. Chi la fa incontrare? E Gheorghi ha detto e ha preso il Nobel. Ma dunque, lui era un grosso biochimico, una persona che studiava, sapeva molto bene anche tutta la parte della biologia, ovviamente, che si è posto questa domanda, ma chi potrebbe essere il direttore d'orchestra che permette di fare incontrare questo? Molecole per formare queste reazioni biologiche che sono complesse, devono incastrarsi bene tutte queste molecole, perché se non si incastrano bene, badate bene, la reazione diventa sbagliata e quindi è importante. E chi è? E Gheorghi ha detto l'acqua, l'acqua. E cosa succede nell'acqua? Ma è andato avanti, ha detto nell'acqua ci deve essere qualche cosa che si chiama campo elettromagnetico, che a questo punto induce le molecole che devono trovarsi in un certo stato, induce le molecole ad incontrarsi con una velocità pari alla velocità della luce. Quindi tutte le reazioni biochimiche che avvengono nell'organismo umano, Gheorghi diceva, siamo nel 1936, prende il Nobel perché ha detto che l'acqua del corpo umano, questa, simil questa, diversa da questa, l'acqua del corpo umano permette di avere questa grande cosa che sono le reazioni biochimiche. Acqua, campo elettromagnetico. E allora dico, torno io in campo e ci penso. Insieme a qualche fisico importante che purtroppo oggi non c'è più, ci pensiamo e diciamo, ma cosa può essere? Può essere un'attrazione tra molecole, visto che abbiamo parlato, l'acqua ha l'idrogeno positivo, l'ossigeno negativo, le molecole comunque. No, 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 no. E allora? Vuol dire che l'acqua? L'acqua, lo diceva Gheorghi, dentro all'acqua tutte le cose che esistono in natura vibrano, ovvero oscillano,
Quindi oscillano vuol dire che sono caratterizzati da un parametro fondamentale che si chiama frequenza, e a questo punto vuol dire che quest'acqua che io ho nel bicchiere e che ho nel mio corpo e che voi avete nel vostro corpo continua ad oscillare. Eccola qua. Lo sto facendo vedere movimento della mia mano, eccola qua. E cosa succede? Succede che questa oscillazione fa sì che se ci sono delle molecole che oscillano con questa stessa oscillazione, nasce una forza di attrazione. Quella che noi fisici chiamiamo di risonanza, e a questo punto la forza è tale che a questo punto le molecole si incrociano. Allora è la frequenza di oscillazione dell'acqua che a questo punto permette alla molecola A di incontrare la molecola Z. Certo, è questa. Eccola qua. Allora uno potrebbe domandarsi, e io questa domanda la faccio sempre, allora nel corpo umano si incontra solo sempre solo la molecola Z? E no, perché qui arriva Miceli che ci insegna che a questo punto ogni volta che succede l'incontro, quindi una reazione tra la molecola A e Z, chiaramente la reazione porta energia a chi? All'acqua. E quindi, portando l'energia all'acqua, la vibrazione è cambiata. Guardatela un po'. Eccola, è cambiata. E allora cosa vuol dire? Che vuol dire che l'acqua sarà in grado di orientare altre molecole che oscillano evidentemente con questa oscillazione. Ah, caspita. Allora aveva ragione Gheorghi, non l'aveva capito, non era stato in grado di spiegare questa reazione meravigliosa che si chiama di risonanza. Dentro cosa? Dentro che cosa? Un dominio di coerenza. Nel dominio di coerenza c'è un campo elettromagnetico, ma anche qui do un'altra spiegazione. Ma scusate, ma vi ricordate? Nella scuola media superiore, cioè, ma le reazioni di chimica, le reazioni sono tutte chiamate di ossidoriduzione. Cosa vuol dire ossidoriduzione? Vuol dire che ci deve essere qualcheduno che mette a disposizione degli elettroni. Gli elettroni sono quelli che ti permettono di fare le reazioni di ossidoriduzione. E chi te le dà questi elettroni? Ah, bella questa domanda. Chi te li dà? Boh, non lo so. No, invece devo dare la spiegazione. Chi te li dà? Certo, potrebbero darti i metalli pesanti. Certo, ma io nel corpo umano non è che devo assorbire metalli pesanti, come diceva Giorgio prima, quando ha parlato dell'inquinamento. Cacchio, quanti metalli pesanti ci sono dentro l'aria che respiriamo? Quanti metalli pesanti noi mangiamo attraverso l'alimentazione? Quanti? Ma non sto pensando certo a quelli, perché quelli lì vanno eliminati dal corpo umano. Quindi i metalli pesanti sono ricchi di elettroni, ma non posso pensare che a questo punto utilizziamo i metalli pesanti per fare le reazioni biochimiche. Questo no. E allora chi te li dà? Vabbè, ma vi avevo detto che l'acqua oscilla? Sì, oscilla, ecco la mia mano di nuovo. Tra due posizioni, questa e questa. Allora, qui è una condizione di energia bassa in cui tutte le molecole, gli elettroni dell'acqua, l'H2O, quindi gli elettroni che sono disponibili, sono vincolati alla struttura molecola. Ma quando oscilla così, no, gli elettroni diventano disponibili ad essere utilizzati, ad andare da altre parti. Ecco allora l'ossidoriduzione. Gli elettroni, chi te li dà? L'acqua. Ah, ma che meraviglia quest'acqua, che meraviglia. È veramente tutta da scoprire.
E guarda un po' cosa diceva Gheorghi. Gheorghi nella presentazione, qui devo trovarlo, perché questo libro l'ho visto, ma... Gheorghi dice proprio sull'acqua che eccola qua, ve la inquadro, ma ve la leggo. La scoperta consiste nel vedere quelli che tutti hanno visto e nel pensare che nessuno ha mai pensato. Ecco qua l'insegnamento della scienza. Tutti noi stiamo vedendo delle cose, ma guarda caso, soltanto qualcheduno ha pensato quello che nessuno degli altri ha mai pensato. Rivoluzione. Meraviglia quest'acqua, che meraviglia. Quasi quasi sono diventato, studiando il comportamento dell'acqua, dei campi elettromagnetici dentro il corpo umano. E quindi l'interazione che questi campi elettromagnetici dentro hanno con l'esterno, lo diceva Terziani prima, quando ha detto oh, l'inquinamento, il 2G, il 3G, il 4G, il 5G, il 6, il 7 che verranno, i radar. I campi elettromagnetici che sono bestiali influenzeranno maledettamente il comportamento di tutta la materia vivente. Badate bene, noi ci stiamo occupando dell'uomo e della donna. No, non può essere così. Tutta la materia vivente, quindi animali, vegetali. Allora, vedete, quando dico queste cose, nasce in me il seme della rivoluzione, ovviamente scientifica. Ovviamente scientifica. E allora entro nella cellula perché Terziani penso che stia aspettando questo. Ha parlato dei mitocondri. E io all'inizio del mio discorso ho parlato che ho scritto un pezzo sul libro Mitocondrio Mon Amour. Perché? Perché? Perché l'acqua anche qui gioca un ruolo importantissimo. E certo, i mitocondri sono dentro la struttura della cellula e sono quelli che ricevendo idrogeno, ossigeno dall'acqua extracellulare che assorbono e diventa acqua intracellulare. Loro producono ATP, ovvero energia cellulare. Energia cellulare. Forse l'energia cellulare è un concetto fisico, mica un concetto medico. E allora ci ho pensato, anche qui, energia cellulare. Ma l'energia cellulare cosa serve? Ah beh, è fondamentale perché se non c'è energia cellulare, le cellule ovviamente non vivono. Le cellule non si riproducono e tu non vivi. L'energia cellulare allora deve avere una caratteristica importante che non può essere spiegata dalla biologia, non può essere spiegata dalla chimica o dalla biochimica. Perché? Perché parlo di energia, eh? E allora mi sono domandato, ma nella cellula c'è acqua dentro? Sì, ve l'ho detto. E fuori, c'è acqua fuori? Sì, ve l'ho detto. E il mio amico Pollack, col quale mi sono confrontato, perché dice quarta fase dell'acqua? Diventato matto? No, forse ha ragione. Vediamo. Dunque, energia cellulare. Ma se io prendessi uno strumento di misura e facessi questo esperimento, che farò? E metto un elettrodo dentro l'acqua interna della cellula e un altro elettrodo di questo misuratore di tensione. Allora metto un elettrodo dentro l'acqua e metto un elettrodo fuori dall'acqua. E
E cosa vedrei con grande stupore? Vedrei che il mio strumento mi segna una tensione. Una tensione? Sì, e quanto è? 70 millivolt. Col meno dentro qui e col più dentro qui. 70 millivolt. Caspita! Ma questo allora vuol dire che la cellula, al di là di tutto quello che ho studiato in biologia, al di là di tutto quello che ci insegnano, la medicina è un generatore di tensione, è un accumulatore, è una batteria, equivalente a una batteria? Sì, voglio dire questo. Ah, caspita. E chi ti dà questa differenza di potenziale? Chi ti dà tensione o differenza di potenziale che è esattamente la stessa cosa? Chi te la dà? Il mitocondrio. Ah, ma se il mitocondrio non riceve sufficiente alimentazione di idrogeno e in modo particolare di ossigeno, che cosa gli succede a quella cellula lì, i cui mitocondri non hanno sufficiente alimentazione. E succede, guarda un po', che la tensione si riduce da 70 millivolt, diventa 50 millivolt. Noi medici diciamo a quello lì c'ha una cellula infiammata. Nasce un processo infiammatorio. Allora molto importante, perché il processo infiammatorio, se non è controllato, se non è identificato, e quindi ecco strumenti che possono dare una valida mano come supporto, ho detto come supporto, il medico deve fare la diagnosi. E ha bisogno di supporti. E uno dei supporti è quello che diceva giusto Giorgio, no? L'S-Drive è una delle possibilità che ti dà elementi in più di valutazione, che diventano molto importanti. Allora, cavolo. Ma allora vuoi dire che nel caso dell'infiammazione noi abbiamo una riduzione della tensione che c'è tra l'acqua interna e l'acqua esterna della nostra cellula. Bene, no, male. Ma e se a questo punto prendo una cellula tumorale, che cosa succede della mia tensione? Succede che la tensione diventa 20 millivolt. Ah, ma allora la cellula è come una batteria, diciamola così, una batteria che a questo punto si scarica, parte dal valore 70 millivolt, scende a 50 caso di infiammazione, se l'infiammazione non è corretta e vado avanti nel tempo, potrebbe diventare una cellula che si scarica, ovvero tumorale. E se muore la cellula, quanto è la differenza di potenziale di una cellula morta? Zero. Ah, cavolo! Ma allora l'andamento, guardate così, parte da 70, va a 50, va a 20, va a zero. Allora noi potremmo essere in grado di verificare qual è lo stato della cellula, ma lo stato della cellula, vi dicevo, dipende dalla condizione dei mitocondri, dipende da quanta energia cellulare è in grado di produrre il mitocondrio, da quanta ATP, ovvero energia cellulare, è in grado di produrre il mitocondrio, i mitocondri.
E allora voi capite bene che il ruolo del mitocondrio diventa fondamentale. Allora a questo punto è vero tutto quello che i nostri colleghi dell'università, amici, sono proprio amici, alcuni di questi sono proprio amici, hanno scritto sull'impiego di alcune sostanze, ad esempio il self-food. Bene, ottimo. Il mitocondrio è direi un elemento chiave del funzionamento della cellula e quindi dobbiamo tenerlo in grande considerazione e attenzione. Bene, perché l'acqua gioca un ruolo fondamentale nell'interno del nostro organismo? Guardate, io mi sono divertito a fare un elenco nel libro delle meraviglie dell'acqua. Guardate, vi do il dato vero. L'acqua è presente per il 98% nel corpo vitreo dell'occhio, è presente nell'80% nel sangue, è presente dal 76 al 78% nel cervello, è presente nel 75-78% nel muscolo, chiaramente è poco presente nell'osso perché è dal 20 al 40%. E nell'adipe dal 10 al 20%. L'acqua gioca un ruolo fondamentale. E quindi cosa dobbiamo dire? Tanto possiamo dare un elemento importante, cominciare a bere. E a questo punto, tanto è vero che molte persone, negli anziani che vediamo nei pronto soccorsi, arrivano che sono disorientati, non sanno dove sono, non sanno che giorno è, non riconoscono magari i familiari. Perché? Perché manca acqua. E l'acqua deve essere di fondamentale importanza ed avere nel proprio interno delle sostanze che permettano di essere facilmente assorbibili e trasferite ovviamente al nostro mitocondrio. Ma i segreti dell'acqua, quanti sono? Perché il mio amico Pollack dice quarto stadio dell'acqua? Me lo sono chiesto nel dibattito che c'è stato tra me e lui. Ma perché si verifica una certa cosa nell'acqua, vicino alla cellula? Fuori dalla cellula, noi abbiamo detto, ve l'ho detto prima, quando ho misurato la tensione, mettendo due elettrodi, uno all'interno e uno all'esterno dell'acqua, e l'ho misurato, vi ho detto il negativo è dentro, e quindi vuol dire che il positivo è fuori. Ah, ecco qui, certo, ovvio. Ma questo positivo, perché Pollack ha detto quarto stadio dell'acqua? Perché secondo me, siccome la membrana cellulare è formata sostanzialmente da due membrane, questo è negativo dentro e questo è positivo fuori. E il positivo è attaccato alla membrana, questa, quella più esterna. No, Pollack ha dimostrato, e questa è la cosa eccezionale, che quella banda di positività non è solo legata, come sarebbe giusto pensare, alla membrana esterna della cellula. No, si estende dentro l'acqua extracellulare per una certa fascia. Ecco qui lo stato, il quarto stato dell'acqua, che ha delle caratteristiche profondamente diverse dall'acqua extracellulare. Ma questa è una cosa meravigliosa, stupenda, perché allora noi potremmo lavorare. Giorgio, senti cosa dico. Noi allora potremmo È certo che ti sento, sono lavorare. qua. C'hai No, cinque senti, minuti, eh? no, C'hai 5 minuti. senti, vuol dire alza le orecchie, se vuoi. Dieci. Allora vuol dire che a questo punto
queste cariche positive che sono all'esterno della membrana cellulare, se in effetti il quarto stato è quello che non è legata alla membrana, ma diventa molto più ampia, è come se lo strato della membrana esterna fosse allargata. E la caratteristica dell'acqua lì è profondamente diversa dalla caratteristica dell'acqua extracellulare. Ecco perché dico, che diceva veramente poco. Mi sento di essere il discorso della seme della rivoluzione scientifica. Aveva ragione Pollack. L'acqua è ancora tutta da scoprire, ma che cosa succede dentro le nostre vene, dentro i nostri capillari, sullo studio che ho detto avviene nel trasferimento dell'acqua. Ah, voglio dirvi questa cosa, visto che ho ancora 5 minuti. Io ho fatto l'esempio dei 2 elettrodi che farò durante il corso di formazione. Ma guardate un po', se vi faccio questo scherzo, prendo un altro bicchiere, ecco, rappresentato dalla mia mano destra. Metto dell'acqua nel primo bicchiere, metto dell'acqua nel secondo bicchiere. Infilo stavolta gli elettrodi non direttamente nel primo bicchiere, ne metto uno qua dentro al primo e uno qua dentro al secondo. Collego il primo elettrodo ad una sorgente di tensione e il secondo elettrodo all'altra sorgente. Quindi questo c'è il più o c'è il meno, come volete voi, più e meno dall'altra parte. I 2 bicchieri, come vedete, sono separati. Voi sapete che se aumento la tensione, non fate questo esperimento a casa, a 30.000 volt, che cosa vedo? Vedo che l'acqua del primo bicchiere sale lungo la sponda del bicchiere a sinistra, a destra, e qui l'acqua sale e si ricongiunge come se non ci fosse separazione tra i 2 bicchieri. Nasce un ponte d'acqua, come se a un certo momento si fosse creato un tubo di collegamento tra quest'acqua e quest'acqua. E io cosa potrei fare? Badate, guardate, sposto i 2 bicchieri e questo tubo d'acqua, che non c'è, è solo rappresentato da acqua, diventa più sottile e a questo punto vedo che corre acqua. E se prendessi ad esempio un campo magnetico, una calamita, e la mettessi qua, in mezzo ai 2 bicchieri, che cosa vedrei? Vedrei che il tubicino dell'acqua, formato solo da acqua, si inclinerebbe e farebbe una specie di gomito. E più il campo è intenso, e più il gomito diventa molto più accentuato. Caspita, ma allora è proprio vero che l'acqua nasconde ancora dei segreti che a questo punto sono tutti ancora da dimostrare. E voglio concludere, visto che devo concludere, mi dispiace perché sull'acqua Mon Amour potrei parlarvi un sacco di ore, ma voglio concludere con questo, visto che devo fare il rivoluzionario, lo faccio fino in fondo. Allora, io avevo scritto, e questo penso che sarà frutto di una prossima slide che metterò sempre. L'acqua è umile e utile, forse anche perché dovrebbe indurre a un utile esercizio di umiltà. Esercizio consigliabile a coloro che sono tentati di considerare la scienza una chiesa fatta di dogmi ormai indiscutibili, anziché un castello che ogni giorno può crollare
in parte o in toto per effetto di un granello di verità che rimette tutto in discussione per creare qualcosa di più alto, nuovo e splendente. Concludo così. Grande!